è una delle istituzioni culturali più antiche d'Italia. È stata fondata nel 1593 da Federico Zuccari, che ne fu il primo direttore, con lo scopo di elevare il lavoro degli artisti al di sopra del semplice artigianato. Venne intitolato nei primi del Seicento a San Luca, autore del primo ritratto della Vergine Maria. È l'Accademia Nazionale di San Luca, una storia antichissima che continua ancora oggi. Siamo andati a visitarla per respirare la grande tradizione italiana. Nel cuore di Roma, nei pressi di Fontana di Trevi, si trova Piazza dell'Accademia di San Luca. Ed è proprio lì che dal 1593 l'Accademia di San Luca, dapprima insigne pontificia, poi reale ed infine nazionale, opera riflettendo nei titoli assunti le trasformazioni dell'Italia nei secoli. E se il nome lo dà San Luca, protettore di tutti i pittori, poiché secondo la leggenda fu l'autore del primo ritratto della Vergine Maria, appunto, la vocazione resta sempre la stessa. La valorizzazione delle belle arti made in Italy, il patrimonio culturale più importante del mondo. Già Federico Zuccari, fondatore ufficiale, aveva intuito con chiarezza la finalità: elevare il lavoro degli artisti al di sopra di tutto il resto. Di tutti gli artisti, visto che qui pennelli per la pittura, scalpelli per la scultura e compassi per l'architettura hanno tutti pari dignità, fin dall'epoca della fondazione dell'Accademia. È la bellezza che li lega indissolubilmente fra loro e li rende speciali. La bellezza del gesto artistico. L'Accademia è diventata all'inizio del Seicento ed è rimasta l'Accademia che raccoglie pittori, scultori e architetti. Questo tema dell'unità delle arti è un tema molto importante, non erano separate, erano tecniche diverse. La grande trasformazione è stata che fino a un determinato momento, fino a Canova, insomma, all'inizio dell'Ottocento, l'Accademia era retta da un principe, ogni due anni cambiava ed era alternativamente pittore, scultore e architetto. Canova viene eletto principe perpetuo, è talmente al di sopra di tutti che nessuno lo potrà mai più uguagliare come importanza, come capacità, come ruolo anche dentro l'Accademia. Da un certo punto in poi, invece dei principi, abbiamo i presidenti. Ogni due anni cambia pittore, scultore, architetto. Non solo arte del passato, sì, come è vero, l'Accademia di San Luca è tuttora in piena attività. Secondo lo statuto, infatti, ogni artista membro è tenuto a donare una sua opera all'Accademia stessa. E le opere donate dai vari membri che si sono susseguiti negli anni, dalla fondazione fino ad oggi, formano una collezione unica di sculture e di dipinti. Sulla scia di questa grande tradizione è nata una mostra dedicata al disegno contemporaneo di artisti, scultori e architetti per arricchire le collezioni storiche e spalancare le porte alla creatività moderna. Questa mostra nasce per riprendere un po' le fila a proposito del ruolo istituzionale dell'Accademia Nazionale di San Luca, appunto, che per tradizione dalla fine del Cinquecento fino al Novecento ha avuto sempre questo ruolo propositivo e propulsivo nei confronti del disegno. Bene, da molto tempo l'Accademia di San Luca era un po' in una sorta di cono d'ombra, non essendo chiare finalità, ruoli e nemmeno quali fossero le presenze accademiche. Ecco allora che aver chiesto agli accademici, ai 30 pittori, ai 30 scultori, ai 30 architetti di mostrare se stessi diventa un modo per riascrivere un ruolo pubblico all'Accademia stessa, che così viene conosciuta dalla città, ma nello stesso momento si riscopre una sorta di orgoglio di appartenenza nei confronti degli stessi accademici che nel
scegliere due disegni da regalare, come avveniva nella tradizione da Canova, Thorvaldsen, fino alle cose più del Novecento, ecco, in qualche modo ritrovano un proprio senso di continuità e di vicinanza con l'Accademia. Agli artisti è stato chiesto di donare due disegni rappresentativi di distinti momenti della propria ricerca nel corso del tempo. E più di 80 pittori, scultori e architetti, italiani e stranieri, hanno risposto. Io ho scelto un lavoro degli anni 60, agli inizi, ed un lavoro attuale. Nel primo disegno, diciamo, operato con solo segno su fondo bianco, si evidenzia uno dei modi dell'operare a cavallo del superamento del cosiddetto informale, cioè quando dalla forma annullata nella materialità del fare pittura, in questo caso, si è passata ad una possibile organizzazione della forma. Quindi sono due elementi che si uniscono tra loro, preannunciano in un certo senso quello che è stato poi il mio modo di operare nella scultura, con elementi modulari, cioè di uguale forma, che combinati tra loro potessero poi dare una possibilità di altre forme in un continuo processo di trasformazione. Chiedendo agli artisti stessi di scegliere con un atto critico all'interno del loro itinerario artistico, progettuale, due momenti significativi, rappresentativi della continuità o della discontinuità, per mostrare il loro percorso e il proprio mutamento di itinerario, mi sembra che costituisca ancora oggi una gara importante e un confronto davvero interessante e una sorta di radiografia dell'esistente, dello stato dell'arte, insomma. Abbiamo deciso di privilegiare il disegno in questa mostra per una tradizione e una sorta di continuità con il ruolo dell'Accademia Nazionale di San Luca. Basti pensare che alla fine del Cinquecento, quando è nata, l'Accademia si poneva in filigrana una continuità con l'Accademia del Disegno Toscana, ma in parallelo c'era tutto il problema della pittura, della grande pittura veneziana. Bene, ritrovare questo senso di congiunzione astrale tra la via del disegno e la via della pittura mi sembra un momento rappresentativo, significante e molto importante per l'Accademia. Difatti non si tratta semplicemente di disegni, non si tratta di opere in luce, ma si tratta di una promessa di grandi opere e promessa di grandi architetture attraverso il disegno che trasborda, sconfina a una sorta di contaminazione disciplinare, una sorta di sguardo incrociato con l'opera a venire, sia in pittura, in scultura che in architettura. L'idea del disegno come importante momento creativo dei singoli artisti contemporanei vuole essere un richiamo al momento più libero e creativo, quello iniziale, quando il confronto con la materia e le idee è più diretto. È proprio questo il fil rouge che lega la grande tradizione che fu a quella moderna. Grande arte, grande storia. La storia e l'arte made in Italy.